Sono al Festival Emilio Russo per presentare il mio romanzo Ritorno in Iran, una storia semi-autobiografica che racconta il viaggio, il ritorno di un emigrato politico. Dopo 27 anni torna al suo paese di origine, Iran. E così con il protagonista facciamo un viaggio in Iran attuale, Iran del passato, durante il regime dello Shah, alla rivoluzione islamica, al preso potere di Khomeini e tutte le conseguenze che questo cambio di regime ha avuto sulla vita del popolo curdo in Iran e degli iraniani in generale. E questo ritorno racconta i cambiamenti politici, sociali, culturali che il paese ha avuto in questi ultimi 40 anni. Assieme al libro ho presentato anche il mio ultimo documentario, Kurdbun, Essere Curdo, che è il diario visivo di un giornalista curda che si è trovato a città di Cizre alla fine di 2016, dove l'esercito di Ankara ha realizzato un'operazione militare contro gli abitanti di questa città perché avevano votato di un partito che ha causato al partito del governo di perdere la maggioranza assoluta. Questo giornalista ha fatto un diario visivo e io in base di materiale che ha girato la giornalista ho fatto un documentario che racconta quell'episodio specifico, ma anche racconta la storia del popolo curdo negli ultimi 100 anni, come il popolo più grande del mondo senza uno Stato, diviso contro la sua volontà tra quattro paesi e perseguitato purtroppo in tutti questi paesi. Nel romanzo viene raccontato, c'è un episodio che poi è un episodio reale, che è successo, è accaduto veramente nella mia vita quando avevo 16 anni, che sono stato arrestato per possiedere un libro di Antonio Gramsci. È stato un episodio molto doloroso nella mia vita perché a quell'età sono finito in prigione e c'è stato molto rischioso. Poi sono stato liberato, però avere quel libro era veramente molto pericoloso, quel libro in particolare, perché c'era un dibattito in corso in base dei libri di Antonio Gramsci a quel periodo. Quindi adesso trovandomi in Sardegna a presentare il libro e parlare di Gramsci, che poi tra l'altro un episodio del film dedicato a Gramsci, uno dei suoi testi più noti, di essere partigiano, mi fa un grande piacere e mi sento molto onorato. Il popolo curdo è un popolo che ha la sua radice linguistica, religiosa, etnica diversa da tutti i paesi che è stato diviso con questi paesi e è stato perseguitato. E non sono stato riconosciuto i suoi diritti. C'è una grande campagna di assimilazione in corso, che lo Stato centrale cerca di disinnescare, di cancellare la radice culturale di questo popolo. Non conosco tanto la storia sarda, purtroppo, ma chiedendo in giro se i ragazzi parlano sardo, ho sentito che sta anche qua, c'è questa assimilazione. E forse c'è anche una discontinuità culturale attualmente anche in Sardegna.